Ferragosto in montagna per migliaia di turisti che hanno scelto l'Irpinia per la classica gita fuori porta. Sold out negli agriturismi e nei ristoranti del Terminio, ma in tanti scelgono anche le aree picnic. Un'affluenza record, come non si vedeva dall'epoca pre-Covid. Fortunatamente stiamo sbloccando dopo la pandemia. Vediamo un'affluenza importante sia per i ristoratori, per le attività commerciali del posto e speriamo che finalmente questo periodo ce lo lasciamo alle spalle e ripartiamo con forza e sinergia tutti insieme. Noi stiamo cercando di fare del nostro meglio per garantire la viabilità e la fluidità della circolazione, nonostante sappiamo tutti i problemi che stanno sotto la galleria. Il flusso della circolazione si è dimostrato essere piuttosto sostenuto fin dalle prime ore della giornata. Raccomandiamo come sempre le solite cose che oramai sanno anche le pietre: andate piano, cintura di sicurezza allacciata sempre, anche sui sedili posteriori, e soprattutto stiamo attenti con il bicchierino di troppo. Cosa mangiate oggi, signora? Che ha preparato? Io le melanzane a funghetti, classico piatto campano. Poi ci sarà carne da arrostire. Salsicce, insalata, frutta. Benissimo. I bambini vogliono andare sui cavalli? Stanno già sopra, ma devo prendere un po' d'acqua per fare due maccheroni. Ferragosto in Irpinia? Sì. Con il cane non potevamo permetterci altro, sinceramente. Abbiamo preferito portare il cane con noi e quindi qui. Al picnic o in un ristorante? No, al picnic, al Monte Terminio, qui sopra. Meglio la montagna che il mare? Sicuramente, siamo freschi e ci divertiamo.